quali sono le tappe amministrative e normative affinché le terapie digitali possano trovare la giusta collocazione all'interno del nostro Servizio Sanitario Nazionale? Lo abbiamo chiesto a Lorenzo Terranova, a capo dei rapporti istituzionali di Confindustria Dispositivi Medici, che abbiamo incontrato qui a Roma nel corso di un evento incentrato proprio sulle terapie digitali che si è svolto presso la Camera dei Deputati nella bellissima Sala della Regina. Perché Confindustria partecipa a questo evento? Dunque, Confindustria Dispositivi Medici rappresenta tutte le imprese che producono dispositivi medici e le terapie digitali sono definite da un regolamento europeo dispositivo medico. Per questo noi rappresentiamo le imprese sia che producono che semplicemente importano nel nostro paese le terapie digitali. Senta, c'è una grossa aspettativa nei confronti di questi software, perché poi di software si tratta. In Germania ce ne sono già oltre 50 rimborsati, in Italia si stanno affacciando e non ce n'è ancora nessuno. Ecco, cosa serve? Che percorso serve? Perché possono essere valutati innanzitutto e poi dopo eventualmente rimborsati o comunque inseriti nei processi di cura. Sì, oggi quello che serve è definire puntualmente tutta una serie di percorsi che purtroppo ancora nel nostro paese non sono un po' definiti, né da un punto di vista regolatorio, in termini operativi, ma neanche soprattutto nella fase finale della eventuale rimborsabilità. Per questo noi come associazione stiamo proponendo di costruire un tavolo insieme a tutta una serie di soggetti regolatori o anche erogatori al fine di individuare in maniera operativa, concreta, che cosa un'azienda che produce un software deve fare, come valutarlo e soprattutto che tipo di rimborsabilità offrire all'azienda stessa, perché io sono convinto che in questo momento le terapie non solo consentono di essere estremamente puntuali nei confronti dei singoli soggetti, ma soprattutto portano a un vantaggio finanziario per il Servizio Sanitario Nazionale. Che tempi prevede? Speriamo al più presto, spero, diciamo, almeno i primi esperimenti entro l'anno.